cosa ti ha motivato a venire a Catanzaro, quali sono le tue caratteristiche? Allora, buongiorno a tutti innanzitutto. Sono onorato di essere a Catanzaro perché è una piazza importante, è una piazza che vive di calcio e che ti dà tanti stimoli. L'anno scorso sono stato ad Ascoli e vengo da un'esperienza importante, una categoria importante, e è finita male. E siccome sono una persona molto orgogliosa e voglio vincere, voglio dare una svolta a quella che è un po' la mia carriera e cercare di dimostrare il giocatore che sono e di dimostrare che mettendoci impegno e qualità si possono ottenere risultati. Quindi io credo che questa sia una piazza che vuole vincere e quindi credo che si possono ottenere risultati importanti insieme andando avanti con un processo di crescita. Salve, è un piacere di essere giù con Radio Catanzaro. Tecnicamente, insomma, almeno da quanto ho visto attraverso i video e i filmati, insomma, sembra che sei un centrocampista anche portato molto alla corsa sulla mediana, anche a tentare la via della rete, abbini quantità e qualità. Esatto, io cerco di abbinare le qualità che comunque ho sviluppato in questi anni con delle qualità morali, caratteriali, che credo che non possano mancare in una persona per ottenere risultati, perché non bastano le qualità tecniche, per cui a disposizione del mister, della squadra e soprattutto del momento. Quando c'è da correre si corre, quando c'è da giocare si gioca. Come stai? Fisicamente? Fisicamente io sono senza squadra da 5 mesi e mi sono sempre allenato tutti i giorni. Ovviamente allenarsi da soli è difficile soprattutto psicologicamente, ma anche per un discorso proprio tecnico, nel senso che allenarsi da solo lavori tanto sulla corsa e un po' meno con la palla, per cui ho bisogno di ritrovare un po' di brillantezza con la palla, e credo che allenandomi con i compagni questo in poco tempo arrivi. Ho tanta voglia e questo aiuta, e quindi non è un mio né problema né pensiero negativo il fatto che sono stato 5 mesi in questa squadra, è solo uno stimolo, quindi bene così. Con qualche compagno? No, nessuno, tutti nuovi. Questa è la motivazione che abbiamo subito. Buongiorno, le motivazioni, appena saputo dell'interessamento è bastata una telefonata del direttore e subito mi sono convinto. Mi è venuta in mente l'immagine della curva quando siamo venuti a giocare qua col Benevento, ed era un mercoledì che di solito la gente lavora, e vedere la curva piena è stata veramente una bella impressione. Qui a Catanzaro giustamente i tifosi si aspettano il salto di categoria. Per quanto mi riguarda, cercherò di dare sempre il 100% e migliorare giorno dopo giorno. L'obiettivo, sappiamo tutti, guardando la classifica, il pensiero uno se lo fa. Però bisogna guardare partita per partita. Il mister ci ha detto prima in conferenza stampa che vuole occupare più uomini. Passo, prepartista, sono secondo me, almeno dalle caratteristiche che ci ha illustrato. Ho parlato ieri col mister, gli ho detto dove mi piacerebbe giocare. Gioco da 6 o 7 anni e ho ricoperto più ruoli, arrivando a giocare anche, facendo anche la punta in un 4-4-2. Sì. Quindi per me il ruolo non è un problema, anche se alla nostra età ci dobbiamo adattare un po' a tutto. Ma come ti identifichi in questo Catanzaro, in quale ruolo ti identifichi? Play pass. Play pass. Ti anche giocato a Benevento? Sì. So che c'era stato un interessamento di Calderisi che voleva portarti. Sì. Sei rimasto perché per dare... Sono rimasto perché ho detto... Una dimostrazione a Benevento. Ma no, non potevo rifiutare una squadra come questa. Poi
ho detto, appena ho saputo dell'interessamento, ho chiamato anche Germinale, ho sentito e lui mi ha detto vieni di corsa, quindi non ci ho pensato su due volte. In questo calcio purtroppo con difficoltà, insomma, arrivi in una società sana, robusta e ambiziosa, il discorso stesso per loro sì. Eh sì, sapendo un po' quello che c'è in giro, ovviamente ho preso un po' di informazioni. Anche il mister del Benevento, Carbone, mi ha detto che arrivavo qui e trovavo il direttore, che è una persona serissima. Lo stesso Germinale mi ha detto che il presidente, il direttore e tutto lo staff sono persone serie. Quindi per me è stato facile scegliere.